Buongiorno e ben ritrovati in diretta dal Palazzo Blu per il Pisa Book Festival online. Quarto e, ahi noi, ultimo giorno di diretta qui dal Palazzo Blu per questa edizione rinnovata e reinventata del Pisa Book Festival. Noi non ci siamo voluti fermare, non ci siamo voluti fermare neanche ieri, quando in una Pisa, insomma, in cui il temporale regnava, c'è stato un blackout. Questo è un piccolo retroscena che vi do di tutto il quartiere, ma le luci del Pisa Book Festival non si sono spente, non c'è diciamo pandemia o temporale che possa fermarci. Iniziamo questa domenica del Pisa Book Festival con un evento in compagnia di, lo vedete qui seduto accanto a me, Sebastiano Mondatori, fondatore e direttore della scuola di scrittura creativa Barnabooth, già finalista del premio Strega e collaboratore, diciamo, storico del Pisa Book Festival, possiamo dal 2013 tiene delle masterclass di scrittura creativa. Buongiorno Sebastiano. Buongiorno, non sono pimpante come te. Io parto carico la mattina. è il caffè, è il caffè. Vuoi anticiparci qualcosa dell'evento? Sì, che adesso presenteremo un libro in cui sono anche coinvolto con Salvatore Veca, Prove di autoritratto. Sono coinvolto nel senso che anch'io ho collaborato all'ideazione, insomma, di questo libro, ed è sicuramente molto interessante perché è la storia, diciamo, la biografia di un intellettuale del Novecento, e quindi benissimo. Salvatore dovrebbe essere collegato con noi, non so se lo vediamo già in diretta. Buongiorno. Io direi che lascio la parola a voi per questa conversazione. Vi ricordo che da casa potete commentare su tutti i nostri social, YouTube e Facebook, durante la diretta, e noi gireremo le vostre domande agli interlocutori. Buona chiacchierata. Grazie, salutiamo Salvatore Veca e ricordiamo il titolo del libro, Prove di autoritratto, pubblicato da Mimesis. Comincio dando un'idea di questo libro. Devo dire che in questa mattina, al contrario della baldanzosità del nostro Luca che ci ha presentati, c'è ancora molta pioggia qui su Lungarno, e arrivando a Palazzo Blu non ho potuto non pensare, visto che siamo su Lungarno Gambacorti, a Remo Bodei, un tuo collega filosofo, caro amico, al quale ero legato anch'io, che viveva qui vicino. È mancato un anno e mezzo fa. Poi, arrivato qui, sono andato a vedere e a pagina 77, come per magia, sono tornato indietro, e quando nel 73 ci fu un incontro che viene qui riportato in maniera anche allegra, come aneddoto, in cui tu hai 30 anni, arrivi a Pisa per parlare di Hegel, è la prima volta che parli alla normale, nella sala degli stemmi, c'è anche Remo con te, e durante questa tua conferenza, questo tuo speech su Hegel, vedi questo uomo un po' fosco che mi guarda con una certa sicumera e scopri che è il famosissimo Enrico De Negri, il traduttore di Hegel. Ti lascio completare questo aneddoto con cui cominciare, ricordando che poi quella giornata è finita proprio qui vicino, su Lungarno Gambacorti, a pranzare a casa di Remo Bodei e della moglie Gabrielle. Dopo riprendiamo questo aneddoto. È anche l'aspetto felice dell'autobiografia, che cambi pagina e ti ritrovi più giovane, in contesti diversi. Come è costruito questo libro? E vengo a quelli che sono, secondo me, i punti fondamentali su cui soffermarci oggi. La cosa fondamentale e prioritaria è la tua vocazione filosofica, e quindi la tua ricerca, che sostanzialmente campeggia su tutto, con però delle, non potrei chiamarle digressioni, ma con altre, a volte, tentazioni e a volte fil rouge che fa parte di tutta la tua vita. Una è la politica, una politica che ti attira sempre e con cui tu in qualche modo ti compprometti, perché è brutto, ma insomma
la tua è una filosofia che ogni tanto ha bisogno di misurarsi con la prassi, con il dibattito delle idee, che oggi non esiste più, su che cosa voglia dire essere di sinistra e qual è la visione che un intellettuale deve dare alla sinistra. L'altro punto importantissimo ha a che fare con l'editoria, e qui c'è il tuo rapporto con il Saggiatore e il tuo rapporto che è tuttora in corso con la Feltrinelli, qui l'editoria è seguita in un passaggio epocale, e l'altro riguarda l'università, vissuto da una parte come insegnamento, e qui ci rifacciamo anche alla vocazione filosofica, perché c'è questa bella idea di trasmettere ai tuoi studenti questo insieme di passione e rigore, e non soltanto, anche la prevalenza del problema filosofico sul metodo, anche un certo tipo di anticonformismo, poi vedremo in che senso, e l'altro invece più istituzionale, che riguarda anche i ruoli che poi negli anni vai a ricoprire all'università, un'università che però non è totalizzante, nel senso che per esempio alla fine degli anni 70 tu inauguri anche con la Fondazione Feltrinelli, altro leitmotiv della tua vita, questi seminari che in fondo suppliscono a una mancanza a un certo punto dell'università. Questo secondo me sono i quattro temi importanti, al di là poi della vita privata che magari lasciamo in disparte, ed è la storia, come dicevo all'inizio, la biografia di un intellettuale del Novecento, che però, qui il discorso si allarga a una generazione, si ritrova a un certo punto a un cambiamento epocale, quello che stiamo vivendo oggi, velocissimo, in cui forse diventa più difficile ragionare sul mondo e sulle prospettive future. Io comincerei, se sei d'accordo, tornando alla statale nei primissimi anni 60, quando tu sei uno studente iscritto a lettere e però incontri sulla tua strada uno dei maestri decisivi, anche per la tua vocazione filosofica, che è Enzo Paci. Quindi ti inviterei a partire da lì, se sei d'accordo. Grazie, ti ringrazio molto di questa presentazione che io non avrei saputo fare, perché è una presentazione assolutamente cartesiana del libro, che tu conosci molto bene, anche perché scopriamo le carte, si vedeva anche dalla copertina che gentilmente ci è stata offerta, e perché in realtà questo libro l'abbiamo scritto insieme, e esattamente, qui si vede, con Sebastiano Mondadori. Ora, l'abbiamo scritto insieme in che modo? Io mi sono messo Sebastiano aveva uno strano aggeggio, come si usa dire in Toscana, e questo strano aggeggio faceva sì che io mi mettessi in poltrona come sono adesso, essendo un uomo del Novecento sono piuttosto stanco, perché ho almeno 20 anni di posizione di Homo erectus, che come sappiamo dà il back pain maggiore statisticamente in questi terribili tempi di pandemia, che è il mal di schiena. Allora io stavo seduto comodamente e mettevo assieme ricordi. C'è una bellissima frase di un grande filosofo che è Wittgenstein, che ci dice: la filosofia consiste nel mettere assieme ricordi per uno scopo determinato, quando ciò è particolarmente difficile. Per me era molto difficile, perché non ho molto interesse per il passato, più interesse per il futuro, e forse questa era una cosa tipica degli uomini dei signori o delle signore del Novecento. Allora Sebastiano prendeva questo aggeggio veniva trasformato da ragazzo un registratore, no? in file. Il file faceva tutto l'aggeggio, cioè lì siamo in tecnologia che lavora su tecnologia, come direbbe un filosofo italo-inglese molto bravo che è Luciano Floridi, che ha studiato esattamente le trasformazioni che accelerano e trasformano le nostre vite degli ultimi 20-30 anni, cui accennava Sebastiano Mondadori. E poi lui mi dava il file, io lavoravo sul file, me lo puliva,
me lo puliva da tutte le ripetizioni del parlato, eccetera, me lo dava nitido. Io ho pregato Sebastiano di darlo il più semplice possibile nella scrittura, speriamo di esserci riusciti. Davo il mio contributo ulteriore andando in levare, sarebbero state 500 pagine, sono diciamo 200 pagine più o meno. Ora, ma non sfuggo alla questione, la domanda. La statale per me all'inizio degli anni 60, 60, 61 ricordo, cioè 60 anni fa, teniamo conto di queste cose, la statale era di Milano e la facoltà di lettere e filosofia era una grande facoltà, aveva grandi maestri, aveva, voglio dire, in psicologia la insegnava Cesare Musati. Si aggirava Silvio Ceccato, che è stato uno dei primi a introdurre, diciamo, strutture di cibernetica, tentava di fare un occhio che credo non sia mai riuscito, automatico, artificiale, e i nostri amici della grande scuola superiore Sant'Anna di Pisa sanno benissimo cosa vuol dire fare cose con cose nell'ambito della robotica o nell'ambito, diciamo, dell'applicazione anche dell'intelligenza artificiale, della bioingegneria, eccetera. Ora, insegnava italiano Fubini, un grandissimo, insegnava latino Cazzaniga, insomma, potrei fare una schiera di personaggi da grande ranking internazionale e da grande Oscar. Insegnava filosofia teoretica Enzo Paci. Poche aule vicine insegnava filosofia della scienza Ludovico Gemona. La filosofia della scienza ha la sua prima istituzione accademica, cioè la sua prima cattedra, proprio con Ludovico Gemonat nel secondo dopoguerra. Quindi questo ti dà già il clima della statale, che era il clima dell'innovazione, della famosa gita a chiasso di Alberto Arbasino, poverino scomparso anche lui nel gorgo del Covid. La gita a chiasso era la sprovincializzazione, era l'innovazione, era il buttarsi alle spalle la istituzionalizzazione un po' ossificata della tradizione filosofica, pur sofisticata, italiana, una tradizione molto continentale, molto dipendente dal modello tedesco, dalla cultura tedesca, come è stata tutta l'Europa continentale. Passava dalla Francia, passava dall'Italia, il problema della dipendenza dall'egemonia, dalla primazia, dal peso di grande tradizione culturale tedesca. Ma insomma, per farla breve, io mi iscrivo a lettere perché una delle mie passioni predominanti, come direbbe Lorenzo da Ponte, diciamo quello che scriveva testi, come si dice, per uno come Mozart, la mia passione predominante è sempre stata quella che teneva la tensione fra, come abbiamo scritto nelle prove di autorità, fra i numeri e gli dèi. I numeri sono la mia vocazione alla strutturazione teorica, alla strutturazione astratta, alla generazione di matrici di intelligibilità del mondo, quali che siano, ma gli dèi hanno a che vedere con la mia passione sin da ragazzino per le mitologie, e cioè per le narrazioni. E allora io sento, quando lavoro, la tensione fra il desiderio di rendere una struttura perfettamente astratta e tersa, ciò che è un grumo, ciò che è un viluppo, ciò che è un garbuglio alla gadda, diciamo, cioè la nostra vita, le nostre vite individuali, le nostre vite collettive, e dall'altra parte invece di mantenere il senso, di mantenere la presa della complessità della vita in un equilibrio instabile fra la tendenza all'astrazione e l'immergersi nell'essere situati. Ora, io facevo lettere perché avevano la loro vittoria in quel momento le narrazioni, gli dèi. Do un esame di filosofia teoretica con Enzo Paci al primo anno, lo do con quello che è stato il mio amico dell'adolescenza e della giovinezza fino a un certo punto, che è un filosofo importante italiano, Pieraldo Rovatti, con cui avevamo un sodalizio strettissimo in questo e in altre cose. Insieme andiamo a fare questo esame con Paci
E devo dire che mi colpisce moltissimo. Poi mi colpisce moltissimo per una ragione, io ho cercato di pensarci su, per quanto ricordavo, per il fascino di Paci, per il fatto che Paci ti dava la percezione viva che fare filosofia, studiare filosofia, era qualcosa di molto importante nella nostra vita individuale e nella polis, nella città. Il filosofo e la città è il titolo del primo raccolta di saggi di Paci dopo la sua morte, che io proposi alla casa editrice Il Saggiatore, cui sono legato per tanti motivi da quando ero un ragazzo. Ora, l'esame con Paci ebbe un effetto foudroyant su di me e in pratica decisi di iscrivermi, di passare al corso di laurea. Allora la struttura era questa, al corso di laurea in filosofia. E di nuovo, questa è una cosa buffa, di nuovo la tensione che mi agitava era tra la prospettiva di Paci. Allora la prospettiva di Paci era la prospettiva fenomenologica, la fenomenologia di Edmund Husserl, un grandissimo filosofo tedesco, allievo di Weierstrass, allievo, cioè che aveva, la sua formazione era matematica, e che a partire dalla fine dell'Ottocento e per i primi 30-40 anni, più o meno del Novecento, elabora la sua prospettiva fenomenologica, che culmina in un'opera che Paci adorava, e io un po' meno, che si chiama La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, che facemmo tradurre dal Saggiatore, e la tradusse un grande amico, un grande intellettuale, scomparso da tanti anni, Nani Filippini, e c'è una leggenda metropolitana per cui, siccome La crisi è un libro enorme e non facile, Filippini era stato chiuso da Paci, che non si fidava del suo carattere un po' Sturm und Drang, in casa sua, dormiva lì e veniva chiuso, ogni sera passava un fiasco di vino rosso e così alla mattina era tranquillo che aveva tradotto un 40 pagine della crisi in modo abbastanza euforico. E ora, da un lato c'era quindi questa grande tradizione fenomenologica. Paci tentò in quegli anni, questa è una cosa piuttosto interessante dal punto di vista della storia della cultura, della storia delle idee e di quanto tu prima avevi chiamato in causa, cioè la connessione che nella seconda metà dell'Ottocento, del Novecento, adesso vado un po' troppo indietro con l'Ottocento, del Novecento era fondamentale, che era la connessione fra il provvedimento politico e il discorso politico, fra la teoria e la prassi, fra l'azione e il pensiero, ditela come vi pare. Fra il far cultura, avrebbe detto Bobbio nel 1955, e il fare politica, politica e cultura. E il tentativo di Paci fu il tentativo della coniugazione, della connessione, della correlazione, della congiunzione fra la prospettiva fenomenologica, che era una prospettiva di radicale ritorno alle cose stesse, dismettendo le ideologie e i pregiudizi ereditati, e come avere l'innocenza dello sguardo sul mondo, cosa che io ritenevo affascinante e oggi ritengo praticamente impossibile, e avere un occhio innocente è tanto una tentazione inevitabile quanto un esito impossibile da raggiungere. Lo sguardo è sempre carico di passioni, di memorie, di frammenti, di storie, di musiche, è pieno di odi, è pieno di amori, è pieno di passioni, ma in ogni caso tenere questa prospettiva fenomenologica, il ritorno alle cose stesse, Zurück den Sachen selbst, in tedesco, e la prospettiva di Marx. Il Marx di quegli anni, siamo all'inizio degli anni 60, è il giovane Marx. È il Marx dei manoscritti economico-filosofici che proprio Bobbio traduce per Einaudi in quegli anni. Allora, il tentativo di congiunzione Marx-Husserl, fenomenologia e marxismo, era il tentativo di Paci. Mi ricordo che quando Paci scrisse il suo libro fondamentale, pubblicato dal Saggiatore,
l'assaggiatore di Alberto Mondadori, si chiamava Funzione delle scienze e significato dell'uomo. Lo incontro davanti alla Statale in Festa del Perdono a Milano, Largo Richini. Bisogna anche lì tenere presente un po' la mia passione per la struttura dei luoghi e per l'architettura e per l'urbanistica. Lì vicino c'è il cortile del Filarete, che è una cosa stupenda, perché la Statale di Milano è costruita sulla Cagranda, che era il grande ospedale che era stato affidato a un architetto fiorentino che non si chiamava Filarete, ma che aveva scelto come nom de plume Filarete perché era amante delle virtù Filarete, così almeno lui definiva se stesso. E poche aule vicino all'aula 110 in cui Paci primo piano faceva lezione, pian terreno faceva lezione, c'era l'aula in cui faceva lezione Ludovico Gemma. Allora io seguivo da un lato la fenologia, che in qualche modo era una prospettiva che dava peso al nostro essere situati, al nostro essere incarnati. Sono i temi che Sartre riprende nell'essere il nulla, ecco, per dare un'idea. E dall'altra parte, mi ricordo, Gemmans faceva un bellissimo corso su Galileo, e allora lì invece avevi a che fare di nuovo con le strutture, che era la mia passione, ero tra gli dei e i numeri. Ora, la cosa bella è che incontro Paci sul portone e lui mi fa, dice, hai letto Funzione delle scienze? Dico, sì, un bellissimo libro, professore, c'è solo un punto che mi lascia perplesso. Come si fa a mettere assieme Marx con Husserl? Mi sembra come i cavoli a merenda. E lui mi ha detto, ma come, il punto più importante del mio libro, secondo me non l'hai capito, devi rileggerlo. Io ho detto, senz'altro, lo rileggo e se rivedo il giudizio glielo dico, non ho mai rivisto questo giudizio. Ma questo, diciamo, rientra nella mia preistoria. Però non c'è dubbio che io ho vissuto, anche molto, in modo molto ingenuo, ma ho vissuto gli anni della mia formazione filosofica in una grande università, con un grande rapporto, molto stretto, dati anche i numeri, perché era un'università di élite, fra il maestro, o meno la maestra, e gli allievi. Ho vissuto tutto questo periodo con una passione perché facevo qualcosa che ritenevo avesse un'importanza estrema. Ora poi nel tempo ho chiesto che si riconoscesse alla filosofia l'importanza che essa ha, ma non più, neanche meno, ma non più. Cioè, voglio dire, la filosofia è, come io ho sostenuto, come molti altri tipi di esercizio della funzione intellettuale, ha la stessa dignità, voglio dire, perché ho fatto filosofia che ho questa passione, ma avrei potuto fare astronomia, o fare matematica, o fare musica, o fare fisica. Io sono molto affascinato dalle scienze. Non avrei potuto fare quello che fai tu, cioè fare lo scrittore, perché ho tentato nella mia vita di scrivere un romanzo, ma ero molto giovane, e siccome riempivo molti fogli, mio papà mi regalò la famosissima Olivetti 22, un capolavoro. E sull'Olivetti 22 strimpellavo e mi misi in testa di scrivere, avevo 15 anni, un romanzo che era la storia di un rappresentante di commercio che credo commerciasse in metalli, che era un fenicio, che si chiamava Actor, perché c'è una radice sanscrita di Act, che è la forza, e dopo 45 cartelle capì che non era il caso. Però voglio dire che la mia giovinezza filosofica, la mia adolescenza filosofica, la filosofia è molto simile le domande della filosofia sono molto simili alle domande dell'adolescenza, come ha sostenuto un mio grande amico che è Thomas Nagel, in un bellissimo libro che consiglio a tutti, è brevissimo, si chiama infatti A Very Short Introduction to Philosophy, una brevissima introduzione alla filosofia. Ma il titolo è What Does It All Mean? Cioè, che cosa vuol dire tutto ciò? Che senso ha tutto ciò? Ed è la domanda che si può porre un bambino, si può porre un ragazzo, si può porre una persona
che è un po' in difficoltà, si può porre uno che viene fuori da una bella ciucca la sera prima. Ora, il problema che io ho cercato di affrontare nel tempo è sempre stato lo stesso. Cioè, quale ruolo la filosofia, quale compito la filosofia, che cosa la filosofia dovesse fare, parole povere, data la sua importanza, l'importanza che aveva, non maggiore di quella che avesse, ma neanche minore. Questo un po', date alla filosofia l'importanza che ha, non più né meno. E naturalmente questo poi mi ha portato ad una, quando sono diventato grande, cioè quando mi sono emancipato dal maestro, perché io nel 72-73 dirigevo con Enzo Paci e con Pieraldo Rovatti naturalmente una rivista che Paci aveva fondato nel lontanissimo 1951. Allora le riviste erano le riviste cartacee erano importantissime, si chiamava Out Out, termine kierkegaardiano come è noto, e avevamo una direzione a tre, ma dopo diciamo il 68 e dopo gli effetti di reideologizzazione di buona parte della sinistra non parlamentare e di revival marxiano, marxista, tanto intenso quanto breve, una scesa e caduta tra l'inizio degli anni 70 e la metà degli anni 70, in molte parti del mondo, in Italia e in Germania in particolare, e io non ero d'accordo con la priorità che Enzo Paci e Pieraldo Rovatti tendevano a dare all'aspetto movimentistico di lotta e di ideologia. Ero convinto che la filosofia dovesse occuparsi della politica, ma che lo dovesse fare con un'assunzione di autonomia rispetto alla politica, cioè nessuna deferenza verso i poteri, ma critica dei poteri, legittimazione o meno dei poteri. Questo mi sembrava il compito: un conto è far filosofia, un conto è far politica. E allora dichiarai questa mia convinzione e feci una cerimonia degli addii verso un grande maestro e verso un grande amico. E proprio in quegli anni, e torno alla tua prima cosa e poi mi taccio, comincio a esplorare una direzione di ricerca mia. A un certo punto, per farla breve, arrivo in Lungarno Gambacorti 31, dove abitava Remo Bodei. Io vorrei dare un saluto, se qualcuno glielo dà, a Gabriella, a sua moglie Gabriella, che conobbi proprio con Remo. E perché venivo in Lungarno a Gambacorti? Perché prima che Remo mi invitasse in normale, come tu ricordavi giustamente, io avevo appunto, avevo 29 anni, insomma, una roba del genere, 72, stavo preparando, curando un libro collettivo che poi pubblicai, in cui su Hegel e l'economia politica. E perché in qualche modo era il problema di Hegel-Marx, ma visto dal punto di vista hegeliano, c'è un lungo corpo a corpo tra Hegel e la political economy nascente, quella di Adam Smith, di David Ricardo, quella delle leggi sui poveri, eccetera, sul Reform Bill, eccetera. E Remo stava... forse aveva concluso, sì, lo stava concludendo, il suo capolavoro, a mio modo di vedere, cioè il suo famoso libro su Hegel, su epoca e sistema. Cioè, un libro che è stato poi che lui stesso ha ripubblicato una decina d'anni fa, se non sbaglio, è un libro veramente fondamentale su Hegel, riconosciuto in sede internazionale. E anzi litigammo, tanto che c'è una nota in cui Remo discute la mia tesi. Io sostenevo una tesi particolare, lui che era centrale nella sua prospettiva, il sistema ed epoca in Hegel. E allora la cosa più buffa è che allora io giravo con una Alfa gialla, i taxi erano spesso gialli allora, la gente non ricorda, adesso li pensiamo tutti bianchi in Italia.
Erano spesso gialli, me l'aveva imprestata Inge Feltrinelli, io avevo cominciato a lavorare allora con Feltrinelli, e proprio nel 73, sì, metà 73, e tutti la scambiavano per un taxi. Quindi in autostrada nessun problema, ma quando arrivavo in qualsiasi città tutti mi facevano segno di fermarmi per prenderli su. E allora in questo modo un po' faticoso sono arrivato in Gamba Corti. Remo è stato un grandissimo amico, è stato un straordinario studioso, uno dei più grandi studiosi di filosofia della sua generazione in Italia e in Europa. E così finimmo per chiudiamo il cerchio e io posso tacere perché siamo alla sala degli stemmi della Normale in cui De Negri alla fine mi avvicino a lui un po' deferente, traduttore della fenologia dello spirito, e dico a Enrico De Negri: guardi professore, io non sapevo lei fosse qui, io spero di non aver fatto troppe brutte figure su Hegel, e se ne andò simpatico, gentile e 4-4. Ecco, hai dato uno spaccato di 12 anni, sostanzialmente siamo passati dal 61 al 73. Per esempio, tra le cose curiose della prima parte, quella dell'università, era molto bello l'idea che questa abitudine dopo la lezione, che andavate tutti da Panarello, che è tuttora esistente, una pasticceria in cui andavate avanti a parlare di filosofia. Bisogna tenere conto, e emerge dal libro, che siamo in Italia ancora nella ricostruzione, una ricostruzione visibile, perché il libro comincia con una Milano ancora circondata da voragini, da detriti, che lentamente invece prende vita. Siamo agli albori del boom economico, come hai detto giustamente tu, è la fine di una università di elite. Tu parteciperai al 68 come giovane professore democratico, anche lì ci sono una serie di aneddoti secondo me molto significativi. Hai accennato a Marx, con cui tu chiuderai i conti nel tuo secondo libro del 77. Però io vorrei fare un salto in avanti, secondo me nel 1982, che per te è una data fondamentale, perché esce la filosofia politica, un librettino del Saggiatore, la collana erano tutti grigi con questa bella banda orizzontale bianca, è quella se non sbaglio. E perché è importante? Almeno da due punti di vista. Innanzitutto, tu prendi una strada che non era mai stata battuta filosoficamente e apri a un mondo, che è quello della filosofia analitica anglosassone, che era completamente sconosciuto in Italia, in cui, come ricordi, spesso la filosofia era sostanzialmente storia della filosofia, quella che veniva insegnata. E tu questo lavoro lo fai anche sui tuoi fronti prediletti, nel senso che da una parte accendi un dibattito politico anche con i socialisti, che oggi sembrerebbe impensabile con un libro di saggistica. Cioè, come si può pensare oggi che un libro di saggistica apra un dibattito di idee quando c'è, come dire, una prospettiva da qui a dopodomani in politica? Non solo, tu fai un grandissimo lavoro anche di diffusione attraverso la traduzione di tutto questo mondo di libri che non esiste, di autori che erano completamente sconosciuti in Italia. Lo fai col Saggiatore e lo fai con Feltrinelli, e portando avanti questa tua ricerca, che poi ci spiegherai tu, in realtà coltivi anche una serie di allievi che ti seguiranno, cioè anche nell'insegnamento. Quindi, come sempre, la tua ricerca filosofica poi innerva anche la tua propensione alla politica, il tuo insegnamento stesso, e anche sprovincializzi l'editoria completamente. Ecco, per questo mi sembra che nel 1982 c'è anche un tuo incontro, se non sbaglio, in una sezione del Partito Comunista, in cui tu parli di questo libro e crei uno sconcerto, perché dai una visione
non più comunista alla sinistra, e poi dopo andiamo avanti per, nel parlare del tuo rapporto con la sinistra, però partiamo dalla società giusta. Sì, la società giusta esce nell'82 al termine di un periodo di mio studio matto e disperatissimo, per dirlo col tuo Leopardi, perché quando collassa completamente la prospettiva, diciamo, l'ideologia marxista in una delle sue tante versioni, che cosa succede? Che quelli che lavoravano come me nell'ambito intellettuale, in rapporto alla politica, in rapporto alla politica, siamo chiari, vuol dire in rapporto ai partiti politici, cioè a organizzazioni stabili nel tempo, capaci di generare beni di identità, capaci di generare discorsi politici per frazioni di cittadinanza, capaci di provvedimenti politici, con maggiore o minore lungimiranza, non soltanto just in time come oggi. Oggi noi non abbiamo più partiti politici del tipo di quelli che i signori e le signore del Novecento hanno conosciuto. Questo è uno degli enormi cambiamenti del contesto. Allora c'erano partiti politici, la sinistra era occupata dal Partito Comunista, dal Partito Socialista, eredi della grande scissione, pensate, di Livorno, che compie cent'anni. 1921, siamo a cent'anni tra poco e comincerà il centenario, eravamo comunisti, si dirà. E questa scissione ha creato il duello a sinistra in Italia. Questo è molto italiano, in parte francese, la Spagna è una situazione difficile perché c'era Franco, non è tedesco naturalmente per via della messa fuori legge del Partito Comunista, ma insomma, però è molto italiano, ha il suo maggior rilievo in Italia e non è inglese perché c'è il laburismo. Quindi. Ora, in quel periodo noi che avevamo in qualche modo interpretato, criticato, ma in qualche modo eravamo, come oggi si direbbe, marxisanti. Sembravamo disoccupati, perché alcuni ritenevano che non ci fosse bisogno di alcuna teoria per orientare una pratica politica di sinistra, quale che fosse. Altri sostenevano che bisognava disporre invece di un framework, di una base, di una cornice di cultura politica. E naturalmente non trovavi più nella lingua fossile del marxismo qualcosa che ti parlasse dei dilemmi che noi avevamo allora, e stiamo parlando dei difficili, dei contraddittori anni 70. Gli anni 70, tu dici, per chi studia un po' di storia o per chi li ha vissuti, gli anni 70 sono gli anni di piombo, sono gli anni del terrorismo, sono gli anni dell'assassinio di Moro, sono gli anni dell'assassinio di tante persone. Sono gli anni del terrorismo di Stato, Piazza Fontana, sono gli anni, fine 69, quindi apre gli anni 70, Piazza Fontana, terrorismo nero e terrorismo rosso, terrorismo di destra e terrorismo di sinistra. Ma sono anche gli anni in cui facciamo il servizio sanitario nazionale. Oggi ci siamo resi conto, nello tsunami della pandemia, di che cosa voglia dire disporne e di quanto dovremmo migliorarlo, perché abbiamo distrutto la sanità. Adesso lasciamo stare qui, tornano i miei eroici furori per la politicienne di oggi. Noi abbiamo fatto, gli anni 70 si inaugurano con lo statuto dei lavoratori, che oggi dovremmo rifare come statuto dei lavori trasformati. Sono quelli della legge Basaglia, sono quelli delle leggi sul divorzio, 70, referendum successivo, sono quelli sull'interruzione di gravidanza. Ci rendiamo conto, sono i grandi anni del cupo terrorismo e sono i grandi anni della conquista dei diritti civili. È una storia appassionante, tragica e appassionante. C'era un senso di futuro
Allora, io mi sono imbattuto, non ho nessun merito particolare. Un mio vecchio amico, che era un logico, con cui quando dirigevo una collana a Feltrinelli avevo fatto fare un bellissimo reading sulle logiche modali, uno dei miei temi di sempre, e mi fa, dice, tu conosci John Rawls, l'opera A Theory of Justice, una teoria della giustizia? Ho detto no. E mi ha detto, guarda che dovresti leggerla, perché è veramente il capolavoro della politica, della filosofia politica della seconda metà del nostro secolo. Ho detto, Claudio, era Claudio Pizzi, gli ho detto, Claudio, grazie. Mi ricorderò in Feltrinelli, perché stavamo facendo il suo reading. E mi misi a leggere, chiesi i diritti, mi misi a leggere Rawls. E io entrai in un mondo che in buona parte non conoscevo. Onestamente non conoscevo. D'altra parte, Rawls cosa fa? Ti propone nel 1971, cioè mentre sta partendo l'operazione Reagan, Thatcher Reagan dalla California a Washington, e cioè il stato minimo, riduzione della mano pubblica, mercato massimo, eccetera, e la filosofia sorge sul far della sera, come diceva Hegel, e quindi rielabora il tempo che è passato, quel che resta del giorno, ce qui resti giù. E allora la filosofia, la teoria della giustizia sociale di John Rawls è in realtà l'eredità del New Deal rooseveltiano, l'eredità della grande tradizione liberal, cioè della tradizione progressista, più o meno radicale, americana. Lo vediamo oggi nell'ambito del Partito Democratico, nella terribile, tragica, grottesca tensione tra Biden e Trump. Ora, io ti ripeto, trovai lì una serie di questioni che potevo rinominare in modo non ideologico. Potevo dire pane al pane e vino al vino. Potevo dire di una finanziaria che essa era iniqua o che essa era equa. Potevo dire che cosa volesse dire per le persone essere, come dire, avere le stesse opportunità. Potevo dire che i bambini messi davanti al computer per la didattica a distanza, che io non demonizzo nei momenti tragici come strumento utile, ma quando i bambini sono messi davanti al computer, alcuni computer non vanno, altri computer vanno ma tu non sai usarli, altri computer non ci sono. Fai la didattica a distanza, fai lo smart working in casa, esperienza della pandemia, ma le case sono di 30 metri quadri o sono di 280 metri quadri? Cioè il problema della eguaglianza o dell'ineguaglianza nelle risorse di cui disponi per gestire la tua vita e la vita delle tue famiglie o la vita di chi vuoi tu, fanno la differenza nella qualità di vita delle persone. Sotto quale profilo? Sotto il profilo della giustizia nel modo in cui le persone sono trattate, della legittimità delle loro aspettative, se sono legittime. E chi me lo dice se un'aspettativa è legittima o meno? Chi me lo dice se un interesse o se un bisogno ha da essere soddisfatto pubblicamente? Chi me lo dice che il non pagare le tasse è un crimine? Non so se mi spiego. Tutte queste questioni hanno a che vedere, ti chiedono di chiarire, di esplicitare, di portare in superficie, di coerentizzare i principi che governano, che modellano il tuo dire questo è giusto, questo è ingiusto. Vorrei fare un esempio semplicissimo. Fino a Rawls, grosso modo, tutto quello di cui la filosofia analitica, come si usava a dire, si occupava era che cosa significa dire che questo è giusto. Questo era, si chiama meta-etica. Cioè siamo un passaggio sopra, abbiamo un linguaggio oggetto che è giusto che le persone abbiano diritto allo studio, o alla salute, o al lavoro. E abbiamo qualcuno che si chiede che cosa vuol dire che le persone hanno diritto. Questa è meta-etica. E Rawls disse basta di occuparci di questo, lo sappiamo fare benissimo, ma chiediamoci non che cosa vuol dire che una roba è giusta, ma chiediamoci che cosa è giusto o ingiusto nei nostri modi di vivere assieme.
Allora io trovai che questa, la teoria di Rawls dice c'è un principio di uguale sistema delle libertà per le persone e poi c'è un principio distributivo che dice sono giustificate solo quelle ineguaglianze, pensiamo oggi, che vadano a vantaggio di coloro che nella società stanno peggio, di coloro che sono svantaggiati o svantaggiate. Pensiamolo oggi, a ineguaglianze vertiginosamente crescenti. Allora, questa prospettiva era assolutamente inedita per la cultura politica, per la cultura filosofica, non per la cultura economica. Gli economisti conoscevano, i teorici della scelta pubblica, gli scienziati delle finanze conoscevano, perché il teorema di Maximin di Rawls, insomma queste cose qui, lasciamo stare le cose tecniche, questa parte della teoria della scelta sociale era nota. Ci avevano lavorato su un Nobel come Kenneth Arrow, il grande teorico della scelta collettiva, e ci aveva lavorato su, quello che diventerà anche un grande mio amico, che è Amartya Sen. Rawls prepara una teoria della giustizia con un seminario annuale con Arrow e Sen, che sarebbe diventato Nobel nel 1998 per la teoria della scelta collettiva. In ogni caso, io dico, invece di continuare a fare glosse a Marx, perché non chiamiamo i problemi col loro nome? Perché non ci poniamo come il partito, ecco il partito, non dico il movimento politico per noi doveva farsi partito, il movimento doveva diventare istituzione, o no, o non era. Il tema del pasticcio dei 5 Stelle è che o i movimenti si istituzionalizzano e si parlamentarizzano e allora diventano organizzazione e partiti, o non c'è storia, o c'è pasticcio, o c'è confusione, o c'è i dilettanti allo sbaraglio. Uno è uguale a uno, i dilettanti allo sbaraglio. Ma adesso lasciamo stare questi giudizi un po' impressionistici. Vorrei dire che io sentì il bisogno allora di introdurre nella cultura italiana questa grande tradizione, la tradizione dei grandi teorici della giustizia e la tradizione di studiosi come Ronald Dworkin, la tradizione di studiosi come Peter Singer, l'autore di Liberazione Animale, che è stato l'apertura di un grandissimo campo di ricerca oggi molto presente nel nuovo ambientalismo. Allora, era tutta roba nuova. Quando io presentai questa cosa allora al Partito Comunista, discutendone molto con i miei amici socialisti, che in qualche modo avevano modernizzato una parte della cultura di sinistra italiana, bisogna riconoscerlo, io l'ho sempre riconosciuto, perché quando Bobbio, quando Giuliano Amato, quando Luciano Cafagna, quando Massimo Salvadori su Mondo Operaio, la vecchia grande rivista di Pietro Nenni, incalzarono sulla necessità di un riconoscimento da parte di tutta la sinistra dei valori in sé della democrazia, del pluralismo, dello Stato di diritto, le questioni che oggi vediamo sul piano europeo allora furono poste. Il Partito Comunista si mosse con una lentezza da vecchio pantigrado ed era una vecchia corazzata rispetto agli agili vascelli degli intellettuali socialisti. E allora io proposi una prospettiva che era alternativa, che naturalmente incontrò enormi difficoltà. Io ebbi 2 anni di feroce battaglie ideologiche, ebbi 2 anni di feroce duello e conflitto delle idee, perché allora essendoci partiti a forte insediamento sociale, pensate alla Democrazia Cristiana, pensate al Partito Comunista, o partiti che erano stati a forte insediamento sociale come il Partito Socialista, o partiti di opinione, come si diceva, pensate ai partiti laici, ai partiti repubblicani, al Partito Liberale. La legge sul divorzio era proposta da un liberale e un radicale, voglio dire, quindi è un socialista. Ora,
questo lessico, questo modo di vedere le cose che io ho introdotto, ha finito inevitabilmente per cacciarmi dentro il mondo del partito. Perché? Perché molti, una minoranza, possiamo chiamarla riformista, possiamo chiamarla migliorista, tra virgolette, fu il termine che io introdussi, che diede luogo a parecchi pasticci, avevano bisogno, sentivano un'aria fresca che entrava, sentivano una maggiore coerenza tra quello che dicevano e quello che facevano o pensavano di fare. Questa è stata una lunga battaglia nel Partito Comunista, nella sinistra in generale, anche con movimenti istituzionalizzati, prima extraparlamentari, poi invece istituzionalizzati, e questo è stato il mio maggior momento di connessione con la politica, perché fui chiamato in causa direttamente in sede di partito, mi fecero il processo, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso non potevo rinunciare alla politica. Poi a un certo punto decisi che la filosofia mi richiamava e sentii la vocazione erotica per la ricerca filosofica. Senti, scusa, siamo soltanto agli anni Ottanta, ma abbiamo quasi finito il tempo a disposizione. E mi spiace perché c'erano tante riflessioni da fare anche su questo aspetto della sinistra. Ti faccio un'ultima domanda brevissima a questo punto, prendendo spunto dal titolo dell'incertezza di uno dei tuoi lavori più importanti, l'incertezza che di fatto potrebbe essere il titolo di questa epoca. La cosa che stupisce è come, e qui mi rivolgo proprio a una generazione di intellettuali di sinistra, non ci sia mai stata in qualsiasi visione una capacità di prevedere quanto sarebbe stato successo e sarebbe accaduto. Cioè, siete stati tutti travolti improvvisamente, arriva Berlusconi, arriva internet, e crolla, nessuno legge più i giornali, i libri non contano più. È come se fosse stati tutti colti alla sprovvista. E oggi, per esempio, un intellettuale come può contare? Coi libri? Con un'altra società giusta? No, ma neanche su internet piuttosto che in televisione, perché sei sullo stesso piano di un barista impazzito quando parlate, infatti tu non ci vai nelle trasmissioni. No. E quindi la mia domanda è: oggi l'intellettuale inteso come qualcuno che fa una riflessione e abbia una visione sul futuro, un futuro completamente incerto, quale pensi che possa essere davvero un ruolo anche per dare un'idea di una sinistra che non esiste più? Come mai ci siamo ridotti così? E questa è una domanda che secondo me sottende a tutta una storia di una generazione. Mi rendo conto che hai pochissimo per rispondere e mi scuso anche. No, sono io che mi scuso perché parlo troppo. È molto difficile rispondere alla tua domanda perché avremo bisogno della prossima puntata in questo meraviglioso Pisa Book Festival, a cui posso fare solo i complimenti, perché nell'incertezza ha cercato di usare un'arma, che è quella di tagliare il nodo gordiano. E cioè ha detto: ragazzi, tentiamo una via online. E questo è veramente molto apprezzabile ed è importante, perché di nuovo la pandemia minaccia di estinguere le attività che non siano le attività essenziali e pur cruciali. Io penso questo: ciascuno di noi oggi deve seguire il demone che guida i fili della sua vita, come diceva Max Weber, e deve farlo con maggiore umiltà e senso dei limiti, ma deve farlo in prossimità. Noi abbiamo bisogno di prossimità, abbiamo bisogno di un pensiero che sia prossimo alle vite di donne e uomini, e dobbiamo anche imparare a saper leggere
Platone, ma al tempo stesso saper leggere negli occhi delle tante persone. Io penso alle persone che soffrono. Io penso alla... Io non mi inchino di fronte ad alcun potere. Lo posso rispettare, ma non mi inchino. Non inchinerò che la filosofia non diventi mai ancella e serva dei poteri. Io mi inchino solo di fronte a quelle donne e quegli uomini che si chinano sulla sofferenza umana e tentano di superare situazioni estreme intollerabili. Questo, l'idea della prossimità, di una filosofia prossima, è una idea che potrebbe orientarci nella navigazione incerta, inevitabilmente incerta, della metaforica e affascinante barca di Neurath, la barca che i marinai devono riparare senza poter contare nel rifugio in cantieri ospitali. Grazie Sebastiano. No, grazie a te di questa bella conclusione, che riprende anche dei temi che sono presenti nel libro e nell'apologia pro-filosofia che chiude il libro, che ricordiamo si intitola Prove di autoritratto, pubblicato da Mimesis. Noi ringraziamo molto Salvatore Veca per questa riflessione mattutina. Adesso lasciateci tempo che ci colleghiamo invece con Valeria Palumbo per parlare di donne, soprattutto in Non per me sola, storia delle italiane attraverso i romanzi. Grazie ancora Salvatore Veca e buona giornata. Grazie a voi. Grazie a te e a voi.